Crippi, Cristina Tribunzi e Amalia Rizzoli sono le immagini. Loro vanno negli harem, vedono la condizione della donna negli harem e la raccontano nei loro libri. Ma noi che cosa sapevamo degli harem? Sapevamo, per esempio, quello che fa Delacroix, che dice nel suo quadro Donne di Algeri nei loro appartamenti: guardate quanta serenità, quanto languore, quanta sensualità, no? Trapela. Mai si può ravvisare un'immagine di schiavitù, di sudditanza, di frustrazione in queste immagini. E perché gli uomini, gli harem, li vedevano così. E noi questo sapevamo, purtroppo questo ancora immaginiamo legato all'arte. Non solo. Per esempio, in Gre, bagno turco, guardate quest'altra immagine che ci viene rappresentata dell'arem. Della serie Verita Vende Bene, cioè è proprio un invito ad entrare, a godere, a partecipare. Cristina Tribunzio e Amelia Rizzoli dicono ben altra cosa invece degli altri. Vedete? È come si può guardare la stessa cosa da due punti di vista diversi. Perché quei pittori l'avevano guardata dal punto di vista maschile, la condizione dell'anima. E quindi, Madonna mia, che cosa bella! Le donne che la guardano invece dal punto di vista femminile leggono il dolore, la condizione di inferiorità, di schiavitù. E infatti ci sono passi in cui loro dicono appunto che c'è questa convivenza forzata, che c'è la segregazione, che sono sottoposte alle fatiche domestiche e che sono in condizione di assoluta schiavitù. E siamo a oggi. Adesso ci possiamo addirittura permettere di avere su Facebook delle pagine in cui ci si dice: ma quante scrittrici e quanti scrittori avete sul vostro comodino, eh? Una volta i libri delle donne non c'erano. Oggi invece, ma quante ce ne abbiamo sul comodino? Sul mio ultimamente ci sono stati quelli di Oriana De Julio, di Maria Rocco, di Angelica Gagliardi. Allora, Angelica Gagliardi, Oriana De Julio e Maria Rocco che sono qui insieme a noi. Sono queste le copertine di questi tre romanzi. E allora io dico, per chiudere, che non esiste una letteratura femminile e che non dobbiamo neanche rivendicarla, perché sarebbe un altro ghetto. Noi non abbiamo bisogno di essere etichettati. Esistono punti di vista che sono completamente diversi. Meno male che sono completamente diversi, perché per fortuna le donne e gli uomini sono uguali, sono differenti. Zia Maio Signore, le donne e gli uomini, sottolineo, sono molto diversi tra di loro. Questa grande diversità è la ricchezza dell'umanità, e in questa ricchezza però bisogna anche avere il coraggio di sentire le due campane, come si dice, no? Guardare anche sempre l'altro lato della medaglia, che invece non viene mai raccontato, e sembra sempre che la nostra storia sia una storia piatta e non pluridimensionale. Di che cosa abbiamo bisogno allora? Abbiamo bisogno di uno sguardo femminile che vada oltre l'apparenza, cioè oltre quello che ci raccontano e che è il raccontato delle donne. E quindi dopo vi dico loro come la raccontano, ma in realtà intanto io dico grazie. Tre generazioni diverse, io dico tre, non solo tre generazioni diverse, tre stili, tre modi di sentire, tre modi di vivere la scrittura e anche la quotidianità in maniera diversa. La prima persona con cui ho avuto contatti è stata Maria. Questa volta sovverto l'ordine alfabetico, vado proprio in sequenza così come sono. Che poi anche il rapporto avuto con ciascuna di loro, solo di tipo epistolare, via internet, dà anche l'idea di come ciascuna di loro poi è effettivamente diversa. Maria si è immediatamente presentata, nel senso che non ha avuto il momento dell'esitazione, si è disvelata immediatamente con un desiderio di entrare in empatia. Lucana di nascita, poi napoletana di adozione. Napoli è questa città metropoli comune a ciascuna di loro,
scrive perché dice che in ognuno di noi c'è un possibile romanzo, perché ciascuno di noi ha storie vissute, storie desiderate, storie di cui si ha bisogno di dare, a cui si ha bisogno di dare luce, e lei ha preso la penna e ha dato luce a una storia che è poi un po' una storia personale, che è una storia di famiglia, che è una storia di radici, che è una storia di voglio che possa essere portato un faro di luce sugli anni difficili di questa donna che è al centro della sua famiglia, che è la sua nonna, che è l'emblema di quelle donne coraggiose di una volta che non sono state mai raccontate, e che grazie alla voglia di scrivere, al contatto e alla confidenza che Maria ha con le parole, diventa protagonista in qualche modo del romanzo di Maria, che è questo qui, il nipote di Monsignore. Il titolo fa già capire l'impianto, e poi ci ritorniamo. È ambientato nella Lucania degli anni 50, ma c'è la Napoli poi del periodo leggermente successivo, e ci sono dentro quelle che sono le caratteristiche della scrittura privata di una volta delle donne, tant'è vero che io dico che la scrittura di Maria è la scrittura dei tre libri e la scrittura più antica, nel senso più nobile e più bello della parola, perché è una scrittura che sa di ricordi, che sa di rimpianti, che sa di quasi di dovuto. Io questo libro lo scrivo perché lo devo a una parte della mia famiglia. Di tutt'altro impianto invece il libro di Oriana De Tullio, che ha un'altra storia, un altro rapporto con la parola. Oriana si occupa di cinema, fa la giornalista per quanto riguarda proprio la scrittura cinematografica e anche della musica, quindi dello spettacolo. Ha un rapporto con la scrittura che è diverso, molto più, io direi, contemporaneo. Se andate in internet per avere notizie del suo libro, il suo libro è questo qui, guardate l'impianto diverso, no? Proprio poi ciascuna di noi si manifesta. Ma quello è importantissimo. Anche Maria è così. Ma il libro è così, cioè questa copertina è esattamente, cioè questa luna fatta di mezza luna, di eclissi e di mezzo volto, è tutto ciò che la nonna di Maria non è riuscita ad essere. Ed è un'eclissi, è una falce di luna, è una falce di donna. E la nonna di Maria riesce ad essere e porta a compimento la sua vita grazie a questo libro. L'impianto è completamente diverso, quello di Oriana. Voi se andate in internet c'è una musica che è deliziosa nelle immagini di YouTube che accompagna il promo, perché chi si occupa di internet, chi si occupa di cinema, chi si occupa di spettacolo, il libro come lo promuove? Con un'immagine che è cinematografica. Troppo bellino, devo dire, proprio delizioso. Io ogni tanto me lo mettevo in sottofondo, ma adesso perché la musica non mi piace, è veramente è bellino assai. Questo libro è stato realizzato con una scrittura contemporanea, antica, contemporanea. La protagonista è Giulia, operaia della cultura. Allora, Oriana, presentando il suo libro, dice: a un certo punto io mi sono resa conto che a furia di essere precarie nel lavoro, le donne rischiano di diventare precarie nell'amore. Per cui a un certo punto lei parla di amori a progetto, cioè si scambiano queste cose, per cui quelli che sono i nuovi tradizionali lavori a progetto, per cui si lavora a progetto, anche i rapporti affettivi diventano a progetto. Cioè non ci sta, quando scade sul progetto, fanno vedere anche quando non dovete più, perché così mi comincio a organizzare per cercare il prossimo progetto. Nel libro di Maria ci sono i tratti della melanconia,
Nel libro di Oriana ci sono i tratti dell'ironia tipica di chi tutti i giorni fa capo in muro e poi va trovando comanda parere. C'è questo dottorato alla Federico II che mi pare proprio di vederla davanti agli occhi in questa sera. Cioè si materializzano le sue ansie, le sue arrabbiature. Allora, melanconia, rabbia ironica, questo qui. Invece, Angelica Gagliardi, la guardate, c'ha esattamente 9 mesi in più a mia figlia, è nata l'antivigilia di Natale del 93, lo posso dire perché è talmente piaduto che glielo dobbiamo dire, ha fra qualche mese niente proprio di meno che 19 anni e vergognati, e la sua è una scrittura per me acerba, perché è doveroso che sia acerba, perché a 19 anni non deve essere una scrittura matura, altrimenti avresti finito già il tuo percorso, non deve essere così. È una scrittura acerba, ma è una scrittura che è fortemente attuale, piena di quotidiane male parole che appartengono al gergo della quotidianità e che rappresentano i suoi 19 anni, i suoi 18 anni. E l'hai scritto a 17, quindi voglio dire, è la scrittura ed è il racconto, e quindi anche qui c'è l'autobiografia, e questo è il punto di contatto fra tutte e tre, anche se sono autobiografie diverse, perché è la storia di un adolescente, Selene. Ci stanno tutti i nomi della contemporaneità, Erika, certi nomi, guarda, a lui pigliato, cioè dei nomi che sono proprio incredibili, ma che rappresentano esattamente il nostro modo di vivere, anche i nomi della nostra quotidianità. Una volta, e lo dico io che non ho messo a mia figlia il nome delle nome, perché mia figlia si chiama Daphne, oggi ne siamo nell'età in cui non c'è più il ricordare il nome dei nomi, no? Qui i nomi di nomi non ce ne sono, sono tutti nomi, come giusto che sia, sono tutti nomi della contemporaneità. A differenza degli altri due romanzi, questo è un fantasy. Difficile per me leggerlo, te lo dico semplicemente perché mentre in quegli altri due un po' mi ci sono ritrovata tra lavori a progetti a contratto e memoria delle radici, invece questo libro è un libro fantasy dove c'è dentro il desiderio di un adolescente di abbandonare alle proprie spalle la condizione dell'ansia, della difficoltà, della paura di diventare grande, e c'è poi il battesimo all'età adulta, e tutto questo accade attraverso la magia, attraverso la lotta tra il bene e il male, con qualche reminiscenza di Harry Potter, nel senso, voglio dire, che c'è dentro, come giusto che ci sia, perché scrivere a 17 anni un romanzo,